presidente Monti, ancora una volta Civitavecchia ospita la nave della legalità, un appuntamento importante per l'Italia, per quello che significa. Beh, assolutamente sì. Io sono sempre felice, è il secondo anno che ospitiamo la nave con me presidente del porto, ma ormai sono 6 anni o 7 anni che la nave parte da Civitavecchia in questa traversata che può essere considerata una traversata della legalità. Il ricordo di persone che hanno sacrificato la propria vita, come il dottor Falcone, il dottor Borsellino, tanti altri magistrati, uomini delle forze dell'ordine e dello Stato, che dicevano hanno sacrificato la propria vita per donarci la libertà, penso che meritano non solo il ricordo, ma penso che meritino di essere ricordate e onorate attraverso l'impegno di ciascuno di noi e di ciascun rappresentante delle istituzioni nel gestire la cosa pubblica in maniera trasparente, nel rispetto delle norme e delle regole e soprattutto nel rispetto della legalità. Ecco, una cosa importante soprattutto per l'autorità portuale di Civitavecchia e per il suo presidente che della legalità ha fatto un cavallo di battaglia, insomma. Sì, noi ci siamo... Abbiamo pensato, c'è sviluppo, c'è nuova occupazione, ci sono tanti bei traguardi da raggiungere, ci sono tanti obiettivi da traguardare, però certamente non possiamo mai perdere di vista l'aspetto più importante che è la sicurezza e la legalità. E in questo senso ci siamo mossi perché, essendo una delle stazioni appaltanti più importanti d'Italia, il rischio concreto che ci siano possibili infiltrazioni è costante. Quindi noi... Con grande forza, con grande energia, abbiamo deciso di collaborare, di prevenire ogni forma di infiltrazione con protocolli d'intesa con la Prefettura, con le forze dell'ordine, con la DDA, con il ROS e con tutti coloro che quotidianamente operano mettendo a repentaglio la propria vita per, ripeto, dare a noi la libertà e soprattutto la legalità. Bisogna continuare, mai fermarsi nella ricerca della verità. Beh, ce lo dirà l'esito del processo se sarà qualcosa di risolutivo oppure no per accertare quello che i magistrati vanno cercando. E qui se non ci fosse la scuola, gli insegnanti, il ministero a organizzare tutto questo, c'è un grande lavoro dietro e noi ringraziamo tutti quanti per quello che fanno per questa giornata, che è una giornata importante perché dà la speranza del futuro. Questi ragazzi hanno dei modelli che oggi sono importanti come valori perché danno la possibilità di riconoscere i valori dell'impegno, del rigore, dell'umanità, della professionalità. Tutto questo per noi è importante per dare a questi ragazzi che hanno studiato tutto l'anno questi percorsi di legalità. Oggi è la conclusione di un... non è una manifestazione, non è un momento, ma è la conclusione di un momento. Alcuni di loro saranno anche premiati, quindi per il lavoro che hanno fatto durante tutto l'anno.